Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Irene De Vico Fallani, sono la responsabile dei public program del Maxxi e oggi vi porto i saluti del direttore Bartolomeo Pietromarchi, che purtroppo non può essere con noi questa mattina per inaugurare questo ciclo di lezioni che appunto sostanzialmente sono il nostro format di lezioni di storia dell'arte dedicate al futurismo. Perché il fumuturismo? Perché il Maxxi lo scorso 17 giugno ha aperto e inaugurato questo grande e importante progetto culturale dedicato al futurismo, aprendo dopo 30 anni di chiusura la casa di Giacomo Balla. Lo ha fatto con un importante lavoro di valorizzazione, di promozione, di inventariazione. E lo ha fatto appunto donando di nuovo al pubblico la possibilità di vedere questo vero e proprio gioiello che è stato vissuto da Giacomo Balla e dalla sua famiglia dal 1929 fino al momento della sua morte. Quindi 30 anni in cui Giacomo Balla ha decorato tutti gli ambienti di questa casa rendendola un vero e proprio gioiello. Insieme a questa casa il Maxxi ha inoltre inaugurato una straordinaria mostra curata da Domitilla Dardi, che vedo nelle prime file e che ringrazio, insieme a Bartolomeo Pietromarchi, una mostra che vede la partecipazione di un collettivo di artisti creativi che si sono ispirati al messaggio universale del futurismo e quindi hanno reinterpretato questa capacità appunto di quel movimento artistico di essere senza tempo. La mostra è attualmente visitabile nella Galleria 5 del museo, quindi vi invito anche a conclusione di questa lezione a visitarla. Veniamo invece a noi, a questo ciclo di lezioni curate appunto dall'Ufficio Public Program, che appunto ha pensato di approfondire ulteriormente questi temi e offrire delle occasioni di riflessione, immaginando 5 appuntamenti in cui il futurismo si mette in relazione non soltanto con altre discipline come appunto l'architettura, il cinema, la moda, il teatro, ma in un gioco di rimandi tra passato e presente ci racconta sostanzialmente come il futurismo è ancora straordinariamente attuale. Oggi iniziamo con la lezione che ci parla di futurismo e di moda e lo facciamo grazie al contributo e alla partecipazione della professoressa Sofia Agnoli, che ringrazio appunto a nome del Maxxi, a nome personale. E prima appunto di lasciare a lei la parola, desidero allargare i ringraziamenti anche a Eleonora Farina, che come dire mi ha aiutato e ci ha aiutato in questo percorso di immaginazione di questo ciclo, e anche Carolina Latour, che appunto mi segue nella parte organizzativa di questi appuntamenti. Concludo i ringraziamenti e appunto lascio la parola alla professoressa. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, sono contenta, questo dopo tanto tempo è il primo, per me perlomeno, dopo tanto tempo di didattica a distanza è il primo incontro in carne e ossa, quindi sono molto contenta. E siamo qui appunto per parlare di moda e futurismo. Moda e futurismo però più che fare una storia del futurismo e la moda, perché tutti quanti noi immagino che sappiamo che tanti futuristi, appunto da Balla che è stato appena citato, infatti nella casa di Balla ci sono anche delle borse, delle giacche, lui ha progettato degli abiti per le figlie, eccetera, piuttosto che mi vengono in mente, non so, i gilet di Depero, piuttosto che la tuta di Taillat. Cioè i futuristi si sono molto impegnati anche per quanto concerne la progettazione di capi di abbigliamento, si sono impegnati nella moda e hanno sono stati scritti da loro. Appunto da Marinetti, da Balla, da Taillat, eccetera, vari manifesti proprio sulla moda. E io, la mia idea di oggi è quella di, partendo da questi manifesti, vedere un po' come
le suggestioni che si sono irradiate poi nel corso della moda, sia coeva in qualche modo, no, del movimento futurista, sia anche poi nella moda contemporanea. E allora ho pensato di organizzare questo incontro in questo modo, cioè partendo da... non vi preoccupate perché ve lo leggo io, partendo dal manifesto della moda femminile futurista del 20, scritto da Vincenzo Fani in arte Volt, e partendo da questo manifesto leggeremo delle frasi, degli stralci, poi lo leggeremo quasi tutto, e vediamo questi stralci dove, dove ci portano, no? Quali assonanze evocano. Naturalmente prima del manifesto della moda femminile futurista, più e forse più noto ai più è il manifesto futurista del vestito da uomo, pubblicato prima in Francia, successivamente in Italia, con il nome di manifesto antineutrale, dove veniva sollecitato l'uso di colori sgargianti, di modelli eccentrici anche per la moda maschile. Questo era ancora più nuovo, perché la moda maschile dai tempi successivi alla Rivoluzione francese era stata una moda molto grigia, e in questo manifesto faccio un attimo un preambolo parlando del manifesto futurista del vestito da uomo. A un certo punto Balla dice: bandiva tutte le tinte neutre, carine, sbiadite, fantasia, semioscure, umilianti, i disegni, puntini diplomatici, la simmetria del taglio, il corpo dell'uomo. Perché il corpo dell'uomo poi è stato sempre, appunto secondo lui, avvilito da queste sfumature umilianti, da queste nuance spente, eccetera. Però, quindi questo è un preambolo, il manifesto della moda femminile futurista è successivo alla Prima Guerra Mondiale, siamo nel 1920, nell'immagine precedente, perché ho scelto questa immagine, cioè si potrebbe chiedere, perché è un'immagine innanzitutto di Iris Van Herpen, che è di un modello di Iris Van Herpen, che è un designer olandese, quando ho visto questa immagine mi ha evocato tante cose della tematica futurista, dalla dinamicità fino all'utilizzo anche di tessuti avveniristici, alla tuta, a queste linee aerodinamiche. Per cui mi piaceva proprio l'idea di questa immagine, che è un'immagine che fa parte della collezione di quest'autunno-inverno, quindi super contemporanea, a cominciare appunto con questa assonanza. Ecco, iniziamo, credo che qui possiate leggere bene anche voi, leggendo degli stralci che compaiono all'inizio del manifesto della moda femminile futurista. La moda femminile è sempre stata più o meno futurista. Velocità, novità, coraggio della creazione. La moda attraversa un periodo di stasi e di stanchezza. La mediocrità e la meschinità tessono ragnatele di grigio sulle aiole colorate della moda e dell'arte. Questo manifesto è poi suddiviso, dopo questo preambolo, in tre punti fondamentali: genialità, ardire, economia. Cominciamo leggendo uno stralcio di genialità. Occorre assolutamente proclamare la dittatura del genio artistico sulla moda femminile contro le ingerenze parlamentaristiche della speculazione inintelligente e della routine. Un grande poeta o un grande pittore
dovranno assumere l'alta direzione di tutte le grandi case di moda femminile. La moda è un'arte, come l'architettura e come la musica. Una veste femminile genialmente ideata e ben portata ha lo stesso valore di un affresco di Michelangelo o di una Madonna del Tiziano. Quindi moda come arte. Quindi questo è un altro degli assiomi proprio del futurismo. Ecco, io da storica della moda, perché poi quello sono, leggendo moda come arte, mi sono subito affiorate alla mente due signore che sono state due grandi protagoniste della moda tra le due guerre: Coco Chanel e Elsa Schiaparelli, che erano due rivali terribili. Coco Chanel odiava Elsa Schiaparelli, che definiva l'artista che fa vestiti o anche l'italienne, perché Elsa Schiaparelli viveva a Roma, era di una famiglia piemontese italianissima. E queste due donne, che rappresentano in qualche modo, quindi, come dicevo, le due anime della moda tra le due guerre, avevano una visione della moda opposta. Cioè Chanel, da un lato, sosteneva: bisogna parlare della moda con entusiasmo ma senza demenza. Un vestito non è né un'opera d'arte né un quadro, ma una deliziosa ed effimera creazione. All'opposto, Schiaparelli sosteneva: disegnare abiti, si è detto di sfuggita, non è una professione ma un'arte. È una delle arti più difficili e deludenti, perché appena il vestito è nato già appartiene al passato. Un vestito non rimane attaccato al muro come un quadro e nemmeno conduce la lunga esistenza intatta e preservata di un libro. Ecco, Elsa Schiaparelli comunque, all'opposto di Chanel, cioè aveva una visione della moda molto simile per certi versi alla visione che della moda avevano i futuristi, anche se nel corso della sua carriera il nome di Elsa, più che al futurismo, è stato spesso collegato, il nome e anche l'opera di Elsa Schiaparelli, al surrealismo. Famosissime sono rimaste, è rimasta la sua collaborazione per esempio con Salvador Dalí. Comunque Elsa Schiaparelli di assonanze con il futurismo, secondo me, ne ha moltissime, a partire dal suo uso, cioè quindi lei vede la moda come arte e poi il futurismo, per cui il colore è fondamentale, l'eccentricità del colore, i colori squillanti, vivaci, eccetera, fanno parte proprio della poetica di Elsa Schiaparelli in maniera fortissima, al punto che Elsa Schiaparelli ha in qualche modo battezzato una particolare sfumatura di rosa che ha definito shocking, questo rosa che vedete alle mie spalle, che faceva parte anche in alcuni momenti storici, perché le etichette cambiano delle sue etichette, e tant'è che lei ha chiamato shocking sia le sue memorie che ha pubblicato nel 1954 e anche sia il suo più famoso profumo. Le sue memorie si chiamano Shocking Life, Shocking Life, una vita shocking, e uno dei suoi profumi, forse il più famoso, poi vedremo anche il flacone perché c'è un altro ragionamento che vorrei fare su quello, quindi il colore. Veniamo adesso al secondo punto del manifesto. Ardire: la donna futurista dovrà avere, nel portare le nuove fogge di abbigliamento, lo stesso coraggio che noi avemmo nel declamare le nostre parole in libertà contro la ribelle asineria delle platee italiane e straniere. La moda femminile non sarà mai abbastanza stravagante. Quindi la stravaganza. Stravaganza è un altro elemento, è un altro fil rouge dello stile di Elsa Schiaparelli.
E che poi ha avuto, diciamo, sia Elsa Schiaparelli da una parte che Chanel, che aveva questa visione opposta, per lei la moda invece non era arte, no? Sono state un po' le due mamme, in qualche modo, di generazioni di designer futuri. E l'opera di Elsa Schiaparelli ha influenzato tantissimi, che in qualche modo, secondo me, si possono anche ricondurre alla poetica futurista. Ah, ecco, questo, scusate, l'avevamo già letto. Per esempio, mi viene in mente, adesso perché era Rosa Shocking, ho scelto questo cappello di un famoso cappellaio inglese, Philip Tracy, piuttosto che Saint Laurent, qui vediamo un dettaglio di una gonna di Saint Laurent che per tanti versi, no, può essere simile a certe creazioni futuriste. Questa era una collezione ispirata a Diaghilev del 79-80. Ecco, e qui, rimanendo sempre su Elsa Schiaparelli, moda e decentricità, e poi anche per farvi vedere come l'arte proprio di Elsa Schiaparelli abbia continuato a permeare i designer successivi, vediamo qui il flacone di Shocking, appunto Shocking, vi dicevo, uno dei profumi più famosi di Elsa Schiaparelli. Qui siamo nel 1937, che era stato disegnato poi da Leon Orfini, e vediamo a fianco Jean-Paul Gaultier, che più di una volta, e non solo nel flacone del profumo, si è ispirato all'arte di Elsa Schiaparelli, che quando progetta il suo flacone, il flacone dell'omonimo profumo, si rifà proprio esplicitamente si rifà proprio, se uno li vede dice esplicitamente o implicitamente quello è, no? Sempre nel secondo punto, Ardire, leggiamo: creeremo toilette illusioniste, sarcastiche, sonore, rumorose, micidiali, esplosive. Toilette a scatto, a sorpresa, a trasformazione, armate di molle, di pungiglioni, di obiettivi fotografici, di correnti elettriche, di riflettori, di fontane profumate, di fuochi d'artificio, di preparati chimici e di mille congegni atti a giocare ai giocatori maldestri e agli innamorati sentimentali, i tiri più birboni e le burle più sconcertanti. Idealizzeremo nella donna le conquiste più affascinanti della vita moderna. Avremo così la donna mitragliatrice, la donna antenna radiotelegrafica, la donna velivolo, la donna sommergibile, la donna motoscafo, la signora elegante sarà da noi trasformata in un vero complesso plastico vivente. Ecco, leggendo questo passo, quest'altro passo del manifesto, mi sono venuti in mente altrettanti creatori di moda, no? Che per esempio Thierry Mugler, di cui adesso c'è una mostra al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, e la sua donna motociclista dell'autunno-inverno 1992. Piuttosto che appunto questo copricapo con l'aeroplano di una Miss di Moschino, o anche quindi queste donne che diventano come appunto degli aeroplani, delle motociclette, eccetera, vagheggiate dal manifesto, o anche questo abito aeroplano progettato dallo stilista turco-cipriota Hüseyin Çalayan, che è famoso per, la data c'è scritta, collezione 99-2000, è famoso per le sue creazioni, come posso dire, meccaniche, per cui c'hanno come dei telecomandi, per cui questo abito aeroplano, per esempio, può essere chiuso e premendo il telecomando invece si alzano delle parti, no? Come possiamo vedere anche da quest'altra sua creazione, che quindi proprio per questo mi sembra molto vicina come
idee come concetto, no? A quello che stiamo leggendo su questo manifesto della primavera estate 2007 di Chalayan. Sempre nel secondo punto leggiamo, continuiamo a leggere: le nuove forme non dovranno nascondere, ma accentuare, sviluppare, esagerare i golfi e i promontori della penisola femminile. Arte, esagerazione. Ecco, a questo punto nella mia mente sono affiorate certe sperimentazioni di Rei Kawakubo. Rei Kawakubo, designer giapponese, mente della Griff Comme des Garçons, che più di una volta con la sua arte appunto ha giocato proprio con le forme, mettendo, non so, delle gobbe, delle protuberanze in punti del corpo dove non dovevano esserci. Qui vediamo questo, come si dice, questo modello, questi modelli che sono stati realizzati poi, lei li faceva anche nelle sue collezioni, questo però è un momento di uno spettacolo per cui lei aveva realizzato i costumi del 97, scenario, con i cosiddetti Quasimodo dress, no? Che vengono un po' dal gobbo di Notre Dame, è arrivato il nome, no? Da Hugo, di questi abiti. Quindi leggendo, no? Proprio accentuare, sviluppare, esagerare i golfi e i promontori della penisola femminile, ecco, l'assonanza mi sembrava questa. Ecco, qui lo vediamo qui dei golfi e dei promontori accentuatissimi in un altro modello di Rei Kawakubo per Comme des Garçons dell'autunno-inverno 2016, piuttosto che qui vediamo, oltre a questo accentuarsi di geometrie, no? Che quasi, cioè, scolpiscono il corpo facendo emergere appunto un corpo visionario in qualche modo, dove c'è moltissimo anche l'uso del colore, di questi colori molto squillanti, dissonanti, che è un'altra caratteristica tipica del futurismo. Sempre nel secondo punto, ardire, continuiamo a leggere: faremo dei décolleté a zig zag, maniche diverse l'una dall'altra, scarpe di forma, colore e altezze differenti. Su questo devo dire che Elsa Schiaparelli si era cimentata già moltissimo, no? Con gli zig zag, con le asimmetrie. Mi ricordo che lei racconta nelle sue memorie che a un certo punto, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, mi sembra nel 49, siccome c'erano stati molti scioperi a Parigi e non c'aveva in atelier sufficienti, come si dice, sufficienti operai e sarte che gli facevano i vestiti, aveva fatto dei vestiti, non so, con una manica sola, con il collo attaccato solo da una parte, no? E allora anche qui ti viene da pensare, come diceva Rose Bertin, la modista di Maria Antonietta, quindi siamo nel Settecento, di nuovo nella moda c'è solo quello che abbiamo dimenticato, perché poi se vediamo le cose di Margiela, di Rei Kawakubo, eccetera, è sempre molto presente questo. E vedendo appunto, se io devo pensare agli zig zag, a questi colori contrastanti da loro vagheggiati eccetera, mi può venire in mente la maglieria di Missoni, no? Caratterizzata appunto da elementi fiammati, zig zag, soprattutto colori vivacissimi. Ma se parliamo di colori, l'ideale del futurismo può essere, le assonanze futuriste le possiamo trovare anche con certi stampati di Emilio Pucci, che è stato un creatore di moda. Ancora adesso esiste la Griff Emilio Pucci, no? Che fa parte del gruppo LVMH, che è stato famoso soprattutto per i suoi stampati, e soprattutto per i suoi stampati dai colori sgargianti che avevano incantato
a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 gli americani erano il perfetto complemento per la cosiddetta rest fashion, quella che gli americani chiamano rest fashion, la moda per il tempo libero. Erano questi vestiti fatti con queste stoffe dai colori sgargianti in dei jersey di seta spesso molto sottili che tu potevi, alle volte usava anche poi dei tessuti avveniristici, poi parleremo anche dei tessuti che è una cosa importantissima per il futurismo, i materiali. Ecco, Emilio Pucci, ritorniamo a Emilio Pucci, usava questi tessuti che tu mettevi in valigia, i suoi abiti diventavano piccoli piccoli, delle palline piccole piccole, poi li tiravi fuori e anche con un tubino era talmente tanto straordinario, no, per quanto concerne la stampa, i colori eccetera, che anche che quindi occupava pochissimo spazio e vestiva moltissimo. Ecco, qui vediamo anche delle calze di Emilio Pucci, qui vedete anche delle, leggevamo prima nel manifesto, scarpe di forma, colore, altezza differenti, qui vediamo dei tacchi, vedete a contrasto, uno bianco, uno nero. Cioè, poi queste assonanze non è detto, anzi nella maggior parte dei casi non sono delle assonanze consapevoli, non sono delle assonanze in cui il creatore di moda ha pensato: ecco, adesso io mi ispiro al futurismo e faccio questo. Sono delle assonanze che io ho ritrovato, conoscendo la storia della moda, ho ritrovato secondo me. Ecco, anche qui vediamo, mi veniva in mente il futurismo, questi rombi, questi triangoli. Anche questa scarpa mi sembra molto futurista, di Prada, siamo nel 2012-2013 e qui, parlando di asimmetrie e linee aerodinamiche, ho inserito due creazioni di Alessandro Micheli, perché anche Alessandro Micheli, che è il direttore artistico di Gucci, ha molte assonanze anche per la sua originalità, per tuo essere al di fuori degli schemi, per la sua dinamicità con la poetica futurista. E qui ho inserito anche un dettaglio di una mise realizzata, mise una borsa realizzata da Lavinia Biagiotti per il marchio Laura Biagiotti. Laura Biagiotti, non so se lo sapete, una designer scomparsa, comunque che stava a Roma e che ha organizzato qui recentemente sua figlia una bella sfilata per il marchio, e Laura Biagiotti è anche la maggiore, una delle maggiori, forse la maggiore collezionista di balla. Quindi molto spesso nel suo lavoro, al di là del fatto che è all'unanimità considerata famosissima per la sua maglia, per il suo cashmere eccetera, spesso troviamo nelle sue creazioni delle citazioni futuriste. Però io non sto parlando tanto, il discorso che faccio oggi non è tanto sulla citazione quanto nella assonanza della fantasia, perché fino adesso noi non abbiamo visto nessuna citazione proprio esplicita. Quello che mi interessa è proprio nella mente, non è leggiamo, continuiamo a leggere il punto C del manifesto. Nel punto C del manifesto leggiamo: il regno della seta deve finire nella storia dell'abbigliamento femminile. Noi spalancheremo le porte degli atelier di moda alla carta, al cartone, al vetro, alla stagnola, all'alluminio, alle maioliche, al caucciù, alla pelle di pesce, alla tela di imballaggio, alla stoppa, alla canapa, ai gas, alle piante fresche e agli animali viventi. Ogni donna sarà la sintesi ambulante dell'universo. Quindi il regno della seta deve finire dalla storia dell'abbigliamento femminile. I futuristi, dicevo prima, i materiali, l'uso di nuovi materiali per i futuristi è fondamentale. E a questo punto
Anche qui non possiamo, di nuovo, parlando di materiali avveniristici, di materiali inusuali, non riparlare ancora di Elsa Schiaparelli. Qui vediamo una cappa da lei fatta della collezione, siamo collezione 1935, è una cappa di vetro. Cap de Verre era stata chiamata, ovviamente non era di vero vetro, ma era di un tessuto avveniristico per i tempi, che si chiamava Rodofan. Ebbe un successo straordinario, tant'è che Elsa, nelle sue memorie, quando parla dei suoi dei vestiti di vetro della sfilata del 1935, dice: una delle prime acquirenti fu Mona von Bismarck, che allora era una delle signore più in vista della mondanità internazionale. Dice che mi chiese un vestito viola, un vestito rosa di vetro con applicata anche una camelia rosa. Ecco, anche questa sperimentazione, l'anelito a questa sperimentazione lo troviamo nei futuristi, lo troviamo in Elsa, che dicevamo è un po' l'iniziatrice di tutto un filone di designer che hanno fatto propria la sperimentazione con materiali avveniristici, con materiali inusuali che non erano mai stati utilizzati fino a quel tempo. Per i vestiti, sull'orma, su questa orma ci saranno, ecco qui leggiamo, Elsa Schiaparelli dice, come l'ero dimenticata che c'era questa, Elsa Schiaparelli dice: sono sempre stata attratta dai materiali, ho lavorato a strettissimo contatto con i produttori tessili, loro apprezzavano questo mio interesse, così negli anni abbiamo costruito una solida collaborazione, sono stata la prima a utilizzarli. E in seguito avrebbe avuto moltissimi epigoni da Gianni Versace, che è stato un altro grandissimo, cioè lui anche ci ha avuto tante assonanze con il futurismo, sia dal punto di vista di tante stampe, mi vengono in mente di Versace, sia anche nell'utilizzo di materiali avveniristici. Ecco, qui vediamo un suo abito in PVC trasparente del 1995 che si trova conservato al Metropolitan Museum di New York, e a destra questo stesso abito indossato in una campagna pubblicitaria firmata testino da Madonna. Ma se parliamo appunto di abiti di vetro, di abiti trasparenti, mi viene in mente anche Prada, che nel 2002-2003 ha realizzato questo trench trasparente. Le assonanze tra appunto la sperimentazione che fa con i materiali Elsa Schiaparelli e quella di Prada sono molto forti, tant'è che le due nel 2014 erano state protagoniste al Metropolitan Museum di una mostra dal titolo Schiaparelli and Prada Impossible Conversation, conversazione impossibile, perché Schiaparelli era morta da tempo e invece Prada c'era. E entrambe hanno fatto, quindi si ricongiungono proprio al futurismo per questo uso così eccentrico che hanno fatto dei materiali. Qui vediamo messi a fronte un abito di Schiaparelli della primavera-estate del 35, uno di Prada del 2005-2006, dove entrambe le designer si cimentano con un tessuto simile alla corteccia di un albero. Piuttosto, qui vediamo Schiaparelli del 38, Prada primavera-estate 99, l'utilizzo invece degli specchi. Quindi ritorniamo sempre al concetto, no? Spalancheremo le porte
botte degli atelier di moda, la carta, al cartone, al vetro, alla stagnola, all'alluminio. Ecco, parlando di metallo, c'è poi il caso di Paco Rabanne. Paco Rabanne, che è uno stilista spagnolo che aveva debuttato nel 1966 con una collezione che aveva battezzato 12 abiti mettibili creati con materiali contemporanei, no? Tra i materiali contemporanei figurava appunto figuravano la fibra ottica, ma soprattutto la plastica, la fibra ottica, soprattutto il metallo. Chanel, così come odiava Elsa Schiaparelli, no? Che definiva, appunto, dicevamo prima, l'artista che fa vestiti o l'italiana, quando vide queste creazioni di Paco Rabanne lo soprannominò, sempre un po' con aria di sufficienza, il metallurgico. Tutto questo perché Chanel, tutte le cose che non aveva fatto lei, le innovazioni che non venivano da lei, erano disgustose, come quando venne lanciata la minigonna, no? Lei la definì proprio una cosa orrenda, la minigonna, dimenticandosi che lei negli anni 20, nell'immediato primo dopoguerra, era stata una delle prime designer a scoprire le gambe delle donne, che fino allora erano state coperte da gonne lunghe fino ai piedi, quindi era ben più, piuttosto che i 3 centimetri che dal ginocchio arrivavano a metà coscia o anche a fine coscia, 4 centimetri, 5 centimetri, insomma non so quanto, era stata ben più importante la rivoluzione che lei aveva fatto negli anni 20. Ecco, e qui vediamo, vi faccio vedere un momento di Paco Rabanne al lavoro, sempre nella seconda metà degli anni 60. Ecco, e qui invece vediamo sempre il metallo, quindi sempre questi materiali inusuali nella moda, perlomeno per l'epoca, come era stato reinterpretato da una designer italiana importantissima, Germana Marucelli, la più intellettuale delle sarte italiane del secondo dopoguerra, delle sarte cosiddette della Scala. Lei stava a Milano, infatti, nonostante fosse toscana. E la sua attività è rimasta, la sua opera, il suo lavoro è rimasto molto famoso proprio per la sua collaborazione molto intensa con l'arte. Fece varie collezioni con Zuffi, una collezione la dedicò a Manzù, e questa collezione qua, siamo nel 1969, che lei battezzò collezione Alluminio, era stata da lei realizzata in collaborazione con Getulio Alviani, con cui aveva già realizzato la collezione Optical in precedenza. Ma se parliamo appunto di metallo, l'abbiamo già citato prima per l'utilizzo del PVC, no? Per quell'abito di vetro, no? Per così dire di vetro, che abbiamo visto prima indossato da Madonna, mi viene in mente anche per il metallo, lui, infatti, Versace, con l'aiuto di un, non so come definirlo, un chimico, non un artigiano, non un chimico, insomma un tecnico tedesco, mette a punto nei primi anni Ottanta quello che nella Maison chiamano metal mesh, questa maglia metallica che si chiamava Oroton, il nome reale è Oroton, che si poteva drappeggiare come il satin più sottile. E qui vediamo una bellissima Donatella Versace, qui 2 o 3 anni fa, quando aveva fatto un omaggio, una sfilata a tributo, perché era l'anniversario della morte di Gianni. E qui a destra vediamo una bellissima campagna scattata da Avedon. Sempre nel punto C, economia, leggiamo. È ridicolo che dopo 3 anni di guerra e di penuria di materie prime, perché stiamo nell'immediato primo dopoguerra, siamo nel 20, ci si ostini ancora a confezionare scarpe di cuoio.
Quindi le scarpe dovevano essere realizzate anche qui come gli abiti, secondo il manifesto futurista della moda femminile futurista, ma anche secondo gli altri manifesti, perché queste poetiche rimbalzano un po' in tutti i manifesti e proprio nei concetti base del futurismo. E a questo proposito non può non venire in mente Salvatore Ferragamo. Salvatore Ferragamo, di cui peraltro questo logo era stato proprio progettato da Lucio Venna, mi sembra che si chiami, che era proprio un futurista, addirittura quindi il logo di Ferragamo viene progettato da un futurista, e nella, anche nella sua, non solo nel logo piuttosto che nelle sue pubblicità, ecco per esempio ci sono varie pubblicità di Ferragamo fatte da Lucio Venna, perché ci ha collaborato molto. Vedete, scarpe archetipiche funzionali. Quindi Lucio Venna fa il logo, ma soprattutto, a prescindere dal logo e dalle campagne pubblicitarie, no? Che sono, in questo caso invece, cioè, il futurismo è proprio esplicito, perché lo vediamo proprio nel logo, nei disegni, eccetera, ma anche da un punto di vista di assonanze, lui era proprio nella stessa lunghezza d'onda del futurismo, perché quando lui fa, adesso peraltro credo che sia nelle sale ancora per un paio di giorni, un documentario di Guadagnino su Salvatore Ferragamo, sulla vita di Salvatore Ferragamo, fatto molto bene, quindi chi volesse approfondire la sua figura ancora, insomma, si può vedere, poi non so dopo in quale televisione andrà. Ferragamo, proprio durante l'epoca autarchica, negli anni 30, proprio perché all'indomani della guerra d'Etiopia e delle sanzioni, la Società delle Nazioni aveva punito l'Italia con l'embargo, per cui noi italiani non potevamo più importare materiali da fuori, dall'estero, no? per fare la moda, ma per fare qualsiasi cosa. Adesso parliamo di moda, quindi non potevi importare la lana, non potevi importare il cuoio, non potevi importare niente. Lui si inventa, a parte non c'era cuoio, in questo caso fa un patchwork con tutti i pezzettini di cuoio, tutti degli avanzi di cuoio, con cui realizza questa scarpa che poi è passata alla storia, tant'è che era proprio nel simbolo, è diventata quasi il simbolo del film di Ferragamo. E soprattutto lui, per sopperire alla mancanza di cuoio, si inventa le scarpe con i cosiddetti zatteroni, poi come sono stati chiamati negli anni 70, le zeppe, non so come le chiamiamo adesso, e qui leggiamo una frase di Irene Brin, che è stata una grandissima giornalista, forse la più grande dell'epoca tra le due guerre, no? L'iniziatrice di un giornalismo di costume colto, sofisticatissimo, ma anche molto ironico, molto spiritoso. Scrive: i ciabattini industriosi staccavano i tacchi a rocchetto Luigi XV per sostituirli con 15 centimetri di sughero. Le piattaforme, così si chiamano queste scarpe o scarpe ortopediche, non tardarono a conquistare le vetrine e poi le strade, le case e le spiagge, segnando un'imperiosa rivoluzione del gusto e strane metamorfosi nelle proporzioni. Ecco, qui vediamo proprio una zeppa molto, mi sembra molto futurista, per l'utilizzo di dei materiali, appunto questo tacco di sughero e la tomaia della scarpa multicolor fatta di rafia, anche qui per sopperire alla crisi. E Ferragamo, nelle sue memorie, perché lui ha scritto anche un libro di memorie, come peraltro Elsa Schiaparelli, Shocking Life, lo dicevamo prima, ha scritto: non vi è limite alla bellezza, né grado di saturazione per l'immaginazione creativa.
Così come è infinita, infinita è la varietà di motivi che un calzolaio può impiegare per decorare i suoi modelli, e infiniti sono stati i materiali da me usati in 50 anni di mestiere. Un calzolaio non deve avere un orizzonte limitato e nulla deve impedirgli di realizzare tutto quanto entri nella sua orbita creativa. Talvolta un'idea, per essere realizzata, aspetta la scoperta o l'invenzione di nuovi materiali, come i tacchi di metallo o le suole di vetro. Talvolta deve attendere la scoperta di nuovi sistemi di preparazione e di tintura. Talvolta invece un'idea nasce nella mente per effetto di circostanze particolari, come è accaduto per il tacco a zeppa o per le scarpe di carta trasparente. Le scarpe di tacca trasparente, delle scarpe di carta trasparente ne parla così, sempre nel calzolaio dei sogni, le sue memorie, molto divertente. Un giorno, dice, mentre scartavo un cioccolatino a mia madre, fui attratto dalla carta trasparente che l'avvolgeva. Osservai la carta attentamente. Provai a tirarla e sentii che era forte. Spinsi con un dito, ma la carta cedette. Non avrebbe mai sopportato la pressione di un piede. Per alcuni momenti riflettei, quindi arrotolai un pezzo di carta trasparente intorno a un dito fino a farne un laccio sottile. Tirai forte, ma non si ruppe. Il giorno dopo tornai alla confetteria per comprare non solo i cioccolatini per mia madre, ma anche dei fogli di carta trasparenti per me. Ne feci cordicelle sottili, quindi le sperimentai. Esse davano il sostegno e la solidità necessari alla parte superiore della scarpa. Da quel giorno cominciai a fare scarpe di carta trasparente. Ne faccio ancora oggi. Oltre alle scarpe di carta trasparente, Ferragamo fece un'altra grandissima invenzione, secondo me molto futurista, questo sandalo. Lo battezza sandalo invisibile. Invisibile perché la parte superiore del sandalo e anche dietro, vedete, è di piccoli fili di nylon trasparenti. E poi c'ha questo tacco a zeppa meraviglioso. E come racconta, qui ci racconta anche nelle sue memorie come gli era venuto in mente di fare questo sandalo. E dice, anche in questo caso si trattò di un'idea nata per caso. Un giorno era tornato un suo operaio da una partita di pesca con un grande pesce. Lo aveva preso e, come ricorda lo stesso Ferragamo, utilizzando un nuovo tipo di lenza fatta di nylon. I pesci non la vedono, mi diceva. Era il materiale che mi occorreva. Presi un lungo filo di nylon trasparente, lo attorcigliai e lo avvolsi intorno a un tacco. Il risultato fu la scarpa invisibile. Emilia Kunster-Rosselli, sulle pagine di Bellezza, noto periodico femminile dell'epoca, definì quel sandalo metafisico. Quel sandalo spalancò, che Ferragamo già era famosissimo all'estero, perché lui prima ancora di realizzare le scarpe ortopediche aveva vissuto tantissimi anni in America e a Hollywood era diventato il calzolaio di divi e dive famosissimi, da John Wayne, perché lui aveva iniziato facendo gli stivali per i film western, gli stivali da cowboy. Poi però comincia anche a realizzare scarpe al femminile e viene però dopo questo sandalo, cioè ebbe un successo così straordinario questo sandalo invisibile, che venne premiato con un Oscar della moda che veniva dato ogni anno dai grandi magazzini di Dallas Neiman Marcus ai più originali creatori di moda. E pensate che quell'anno, qui vediamo Salvatore Ferragamo, che è il secondo da sinistra, a fianco a Dior, che è il terzo da sinistra. Salvatore e
Christian Dior erano stati premiati insieme nella stessa occasione, Christian Dior per la sua prima sfilata che aveva segnato lo storico New Look, no? Quel tipo di stile che caratterizzato da una silhouette clessidra aveva reintrodotto nel secondo dopoguerra il bustino, il corsetto che conferiva alla gaupiere, un bitino di vespa e queste gonne ampie, molto romantiche, un po' ottocentesche. E in quella stessa occasione Ferragamo venne premiato per il suo sandalo invisibile. E continuando questa mia ricerca di assonanze, ecco, questo ve l'ho letto, volevo fare delle riflessioni concernenti la tuta di Tagliat. E leggiamo qui, nello stesso anno in cui Volt, a questo punto è finito il manifesto, in cui Volt scriveva il manifesto della moda femminile futurista, Marinetti fu l'autore del manifesto contro il lusso femminile, in cui condannava la cosiddetta toilettite e difendeva la naturalezza del corpo in contrapposizione alla sensibilità artificiale e decadente. I gioielli e le stoffe dolci al tatto, scrive nel manifesto contro il lusso, distruggono nel maschio l'assaporamento tattile della carne femminile. Quindi era appunto per... Poi è divertentissimo questo manifesto, molto molto maschilista, eccetera, ma divertentissimo. E a questo punto, contro la toilettite, contro questa vanità femminile, per una semplicità, quindi colore, stravaganza, asimmetrie, però anche semplicità, anche la naturalezza della donna viene esaltata dai futuristi, mi è venuta in mente la tuta che venne creata inizialmente per l'uomo, ma poi dopo Tagliat, che fu il creatore della tuta, no? Crea anche una tuta al femminile, e non solo tuta per uomo, tuta per donna, ma anche una bituta. La bituta che crea più o meno, lui la tuta la crea nel 1919 e nello stesso periodo crea anche la bituta e la tuta femminile, rientrano proprio nel clima di economia povera dell'indomani, anche nel clima economia povera che segue l'indomani della prima guerra mondiale, perché come ci spiega lo stesso Tagliat, che in un volantino della Nazione nel 1920 pubblicò appunto la planimetria della tuta, ci spiega, dice: la tuta si chiama così perché uno, tuta la stoffa viene utilizzata e non rimane nemmeno uno sciavero, dunque c'è economia di tessuto. 2. È una combinazione tuta d'un pezzo col minimo di cuciture e quindi economia di fattura. 3. Veste tuta la persona e con soli 7 bottoni e una semplice cintura è già a posto, dunque economia di tempo. 4. Fra poche settimane tuta la gente sarà in tuta e la maggior comodità, il senso di benessere, la completa libertà di movimento darà a chi la indossa un senso di effettivo risparmio di energia. La consonante perduta si ritrova nella forma stessa della tuta, che ha appunto la forma di una T. Qui vediamo lo stesso Tagliat, che poi Tagliat è un nome d'arte, vedete, Tagliat è... qui l'ho scritto male naturalmente, perché vi stavo dicendo o lo leggi da destra o da sinistra si legge nello stesso modo, invece l'ho scritto proprio malissimo e non mi considerate, perché la T va dopo la H, vabbè, mi perdonerete. E qui lui, che si chiamava Michaelis di cognome e era di Forte dei Marmi, di Pietrasanta, anzi era, insomma, toscano di Pietrasanta, con degli avi anche, mi sembra, anglosassoni, e si chiamava Ernesto Michaelis, e qui vediamo lui stesso che indossa la sua tuta, e oltre alla tuta indossa anche dei sandali che poi sono diventati famosissimi, li vediamo ai piedi di tutti i bambini, così detti sandali con gli occhi, che lui lanciò
sempre nel 1919, e qui leggiamo un altro commento di Irene Brin sulla tuta. La tuta scrive, questo è un commento coevo, qualche anno dopo, piaceva alle operaie come alle signore e assumeva un valore proletario oltre che economico e spicciativo. Stoffa da poco, due cuciture soltanto, parallele, i buchi per il collo e le braccia. Quando la si volle nobilitare si adottarono stoffe cimosa e le bordure dovevano seguire da guarnizione. Pensate che a un certo punto, sempre appunto, proprio per questa economia, questo clima di economia povera del primo dopoguerra, la contessa Rucellai a Firenze diede addirittura un ballo dove tutti quanti gli invitati dovevano andare in tuta, era obbligatoria la tuta, che poi ultimamente appunto con il Covid è ritornata, no? Si è scritto molto della tuta, a parte perché c'è stato l'anniversario nel 2019, ma anche perché negli ultimi due anni la tuta ha avuto un'impennata di vendite. Addirittura abbiamo visto durante il primo lockdown un'immagine che era diventata virale di Anna Wintour, la direttrice Vogue America, in tuta. Qui vediamo un modello di bituta, sempre di Taillat, e qui vedete invece la tuta femminile. Taillat è stato un futurista che si è occupato molto di moda e ha lavorato con la terza grande casa di moda più famosa tra le due guerre. Abbiamo accennato solo a Chanel, abbiamo parlato di Elsa Schiaparelli. La terza protagonista della moda tra le due guerre si chiama Madeleine Vionnet. E con Madeleine Vionnet, Taillat a cavallo tra il 1919 e il 1924-25 aveva molto collaborato, arrivando al punto di realizzare lui, e qui lo vedete, il logo di Madame Vionnet. Madame Vionnet, che è un logo quindi realizzato da Taillat. Madame Vionnet era una grandissima amante della classicità, ma intesa come libertà di movimenti, libertà, quindi queste stoffe fluide, questi pepli che cadevano fluidi sul corpo senza costringere il corpo, ma assecondando il movimento del corpo e la dinamicità. E in questo io ci trovo appunto delle assonanze, oltre a essere lui a realizzare il logo, ma delle assonanze tra l'idea del corpo e del movimento che aveva Madame Vionnet e gli ideali del futurismo. E vediamo che in questo logo è presente, oltre a questa figura che ha gender, perché non si capisce se è uomo o donna, che ha questo peplo molto essenziale che scende, troviamo anche l'elemento della colonna ionica sotto e del cerchio. E poi Taillat avrebbe continuato a lavorare per Madame Vionnet come illustratore. Qui vediamo per la Gazette du Bon Ton soprattutto. Ecco, e qui vediamo questo. Poi Taillat che cosa ha fatto? Stavo ripassando, perché mi sono un po' ripassata Taillat, e mi ha molto impressionato, e volevo concludere con questo, perché lui nel 1929 scrisse un articolo che si chiamava Estetica del vestire, moda solare, moda futurista, dove ribadiva la necessità di avere il coraggio di creare una nuova legge del vestire che sia legata intimamente
con il nostro paesaggio e in cui sollecitava anche molto l'affermarsi di una moda italiana, visto, diceva, che noi abbiamo così tanta inventiva in contrapposizione con la moda d'Oltralpe. Siamo nel 1929, ancora la moda italiana doveva affermarsi a livello internazionale, ancora doveva essere creato anche l'ente nazionale della moda dal fascismo, che avrebbe molto sponsorizzato, c'è un grillo qui, avrebbe molto sponsorizzato sì, simpatico va bene. E quindi è stato molto importante questo articolo scritto da Tagliatta nel 29 in Oggi e Domani, anche come auspicio per una moda italiana indipendente da quella francese, cosa che poi si è verificata nel corso del Novecento. Io con questo ho finito questa mia piccola conversazione, no, perché l'ho fatta da sola, queste mie piccole digressioni, no, sulle contaminazioni e le assonanze tra la moda e il futurismo. Non so se c'è qualcuno che vuole chiedere qualche cosa, oppure ci salutiamo così. Ho visto dalle immagini che lei ha proiettato che in questo discorso della contaminazione c'è anche uno straccio che lei ha letto a proposito citava il complesso plastico, e volevo sapere se appunto queste contaminazioni poi hanno riguardato anche la moda, cioè i costumi del teatro. Senz'altro, senz'altro, moltissimo, penso. Abbiamo anche visto, va bene, ma quello è una goccia nel mare, sì, una foto dei costumi per scenario di Rei Cavacubo, però sì, ho visto, senz'altro, moltissimo. Anche il fatto del telecomando, perché certo, nel manifesto della ricostruzione futurista dell'universo, comunque De Pero e Balla parlano, certo, di meccanici, cioè abiti che si aprono, che si... Ma io penso che il teatro è un altro, non so se è un titolo di un altro degli incontri che farete. Sì, infatti lo sicuramente. Perché lo è, diciamo, importantissimo le contaminazioni tra teatro e futurismo, sì. Ben, grazie. Cioè, ci sarà il cinema. Grazie ancora, allora grazie ancora alla professoressa Sofia Agnoli, e vi aspettiamo al prossimo appuntamento con Domenica 40, che ci parlerà invece di criptoarte, quindi assolutamente futurista. Grazie. Grazie.